Buongiorno, accomodatevi, prego. Allora, lo Stato italiano contro la Monica Vito. Silenzio! Silenzio! Ma è un tribunale questo? Siamo dalle Alpi? Non si preoccupa, signor giudice, questi pendono tutte dalle mie labbra, sono tutti adepti, è il mio manipolo di adepti. Quando volo lo zittisco. Allora, signor La Monica, lei è accusato di assalto e danneggiamento al pullman della squadra della Fiorentina. Danneggiamento. Si può dire che forse inavvertitamente mi sono appoggiato al cruscotto, al parabrezza del pullman omonimo. Ah, e lei si appoggia al parabrezza con una spranga di ferro? È probabile, e lo ammetto io per primo, quindi sono scagionato dall'aggravante generica, che probabilmente facevo uso di una piccola spranga che io porto allo stadio giusto per pulire i denti, se metti che mangio un wurster kraut, ma rimane il wurster piantato da traverso come lo levo, sono la spranchetta. E poi lesioni aggravate a carico del signor Alfredo Paci di Prato. Il fallo sul Paci da Prato, il Prato da Paci, che dir se voglia, è del tutto involontario. Io sono entrato in scivolone, gamba tesa, diciamo a squarciagola, ma ho colpito la palla. No, l'ha preso nelle palle. Beh, d'altronde non è reato. Se poi la palla invece che uno so due, non è colpa certo mia. Io sono entrato sulla palla. E l'ha mandato 4 giorni all'ospedale. E se questo non bastasse, disturbo della quiete pubblica, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La Monica, ma che cosa ha stavolta da dire a sua discolpa? Il rigore non c'era, l'hanno confermato all'unisono tutte le moviole, anche il pentolino di Maurizio Mosca, quindi... Avvocato, lei? Mi rimetto alla clemenza della corte. Cazzo che arrinca! Vito La Monica, questa corte ti ritiene colpevole di tutte le imputazioni, ti condanna e ti interdice l'accesso a tutti gli stadi d'Italia per anni 3. Minchia, 3 anni! Minchia, 3 anni! Sebbio, 102 giornate! 102 giornate! Più Coppa Italia e Coppa UEFA! Oh! All'amichevole? Anche gli allenamenti a Villa Arperosa. No! Allora lo dica, signor giudice, lei ha voluto focare il dito nella piega. E così vediamo se hai ancora voglia di fare il matto allo stadio. Allora diciamolo, questo è un complotto. Signor giudice, questa è una farsa. La corte si ritira. Questo è peggio del teorema Granagnello. Io voglio essere giudicato da un ensemble di esperti. Io voglio andare al processo di Aldo Piscardi. Io l'ho capito lei, signor giudice, sotto la sua toca puzza un cuore granata! Adesso stiamo esagerando. Io granata? Ma io tifo per l'Inter! E il famoso rigore su Ronaldo c'era! Il rigore ci poteva anche essere, ma intanto lo scudetto l'abbiamo portato a casa! Comunque, una sola cosa la voglio dire. Signor giudice, pubblico menestrello, una sola parola. Giù è!